Ciao e benvenuti all'interno del mio laboratorio. Io sono Andrea e gestisco ormai da 3 anni su YouTube un canale che tratta il fai da te. Oggi insieme alle Leroy Merlin cercheremo di darvi qualche dritta su come scegliere in modo corretto il trapano avvitatore che più si confà alle vostre esigenze. Infatti scegliere il giusto attrezzo ci porterà a realizzare in modo facile e rapido tutti i nostri sogni, come ad esempio appendere quel quadro a cui teniamo tantissimo o fissare quella mensola in cui riporre il nostro libro preferito. Partiamo subito tracciando uno spartiacque. Trapano avvitatore a batteria o a filo? Indubbiamente gli attrezzi a batteria hanno dalla loro la comodità d'uso, la compattezza e il fatto che si possano portare un po' ovunque, senza bisogno appunto di avere una presa di corrente. Tuttavia la differenza fra le due tipologie non risiede solo nella comodità, ma anche nella potenza e nelle possibilità di lavoro. Detto questo, andiamo nello specifico e vediamo le varie tipologie di attrezzi, partendo dagli avvitatori a batteria. Questi piccoli attrezzi fanno indubbiamente della maneggevolezza e della comodità il loro punto di forza e sono indicati per piccoli lavori casalinghi, ad esempio su legno o cartongesso. Subito dopo troviamo gli avvitatori di impulsi. Questi sono strumenti che ci permettono lavori già più gravosi, hanno una potenza che va solitamente da 10.8 a 18 volt e ci permettono ad esempio di serrare dadi e bulloni, ma anche di fissare viti autoperforanti e autofilettanti. Successivamente troviamo il trapano a percussione a batteria. Questo è decisamente una macchina che strizza l'occhio al mondo professionale. Ad oggi sono macchine veramente performanti e ci permettono, ad esempio, con una percussione meccanica, di forare sia mattoni pieni che vuoti. Se però non volete compromessi e avete bisogno di una macchina affidabile per un lavoro molto gravoso, allora fa per voi sicuramente il trapano a percussione a filo. Nativamente queste macchine vi permettono di forare senza problemi materiali molto duri come il calcestruzzo e pareti murarie anche in pietra, e con determinati accessori aggiuntivi può diventare vostro alleato, ad esempio nel rimuovere piastrelle sui pavimenti o sulle pareti, per lucidare, per avvitare e per fare tutte quelle operazioni che possono servirvi ad esempio in una ristrutturazione. Andiamo adesso ad analizzare tutte le caratteristiche che abbiamo visto punto per punto avere un attrezzo più che l'altro, partendo dalla potenza. La potenza va distinta fra quella nominale e quella reale. Quella nominale riguarda l'assorbimento della macchina, mentre quella reale è effettivamente quella che troveremo disponibile sul mandrino del nostro trapano avvitatore. Sino a 600 watt parliamo di attrezzi ad uso hobbistico o casalingo, o comunque oggetti non dedicati a lavorazioni particolarmente gravose. Se saliamo al prossimo step, cioè circa 800 watt, possiamo già permetterci di andare a forare, ad esempio con dei trapani a percussione, delle pareti. Tuttavia, se non vogliamo avere nessun problema di questo tipo e dobbiamo, ad esempio, come detto, affrontare una ristrutturazione con magari ad esempio anche delle carotature, allora dobbiamo salire sui 1000 watt. Altro punto fondamentale è la percussione. La percussione viene misurata in colpi al minuto e gli attrezzi professionali o comunque più performanti si aggirano intorno ai 50.000 colpi al minuto. Per un uso hobbistico o comunque saltuario possiamo tenerci intorno a macchine che ne possiedono circa 20.000. Andiamo adesso ad analizzare quella che è una parte meccanica molto importante di questi attrezzi, e cioè il mandrino. Può presentarsi con un incavo dalla forma adattabile appunto al nostro inserto, e quindi parliamo ad esempio di un inserto esagonale o quadrato, oppure può avere delle ganasce. In quel caso solitamente si parla di mandrini autoserranti, ormai lo sono praticamente tutti. Quando si va ad acquistare uno di questi attrezzi dobbiamo dare un'occhiata alla dimensione massima che può andare a stringere il mandrino ed anche a quella minima. Infatti sulla massima ci aggiriamo intorno ai 10-13 mm, mentre sulla minima solitamente ci si ferma a 2,5-3, ma ce ne sono alcuni che scendono anche al di sotto di questa misura. Altro valore molto importante da tenere d'occhio è la velocità a cui possono arrivare questi attrezzi. Diciamo che i più performanti si aggirano intorno ai 5.000 giri al minuto, quelli di media fascia intorno ai 3.000 e quelli ad uso hobbistico e casalingo intorno ai 1500 giri al minuto. Un ultimo valore che vi consiglio di tenere d'occhio se si sta parlando di avvitatori sia di impulsi che no è sicuramente la coppia di serraggio. La coppia di serraggio viene misurata in newton metro e in generale più è alta meglio è, perché ci permette di far lavorare l'attrezzo su qualsiasi tipo di materiale. Altrettanto importante è poter regolare questa coppia, infatti durante le operazioni di fissaggio con i tasselli ad esempio rischiamo, se abbiamo una coppia troppo alta, di andare a rovinare la testa della vite stessa. Di conseguenza dobbiamo regolarla a seconda del lavoro che stiamo compiendo.
Gli ultimi due punti che voglio portare alla vostra attenzione sono due punti che a volte si tralasciano, ma vi consiglio di non farlo, e sono la comodità di utilizzo e gli optional. La prima è indubbiamente una cosa che nei lavori particolarmente lunghi alla fine si fa sentire, quindi ad esempio riuscire ad avere un trapano avvitatore con la doppia impugnatura, oppure avere un'impugnatura ergonomica, o il nostro avvitatore potrebbe essere particolarmente leggero perché sfrutta un certo tipo di batteria non particolarmente pesante. Sono tutte cose che alla lunga decisamente fanno la differenza. E infine quelli che abbiamo chiamato optional, ma che in verità proprio optional non sono. Pensate ad esempio al LED posto in testa ad alcuni avvitatori che illumina la nostra zona di lavoro, decisamente molto comodo e utile, ma anche ad esempio la possibilità di bloccare l'interruttore, quindi non doverlo tenere a lungo schiacciato facendo forza, ma avere un blocco molto facile da inserire. O ancora, ad esempio, alcuni posseggono dei sistemi antivibrazione, soprattutto sui trapani a percussione, questa è una vera manna dal cielo. Bene, io direi che vi ho dato veramente molte informazioni per poter essere indipendenti nella scelta del vostro trapano avvitatore. Ma se avete ancora qualche dubbio, vi do altre due possibilità. La prima è quella di lasciare la domanda qui sotto nei commenti. E già che ci siete, se vi è piaciuto e vi è servito il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale di Leroy Merlin. La seconda opzione è quella di recarvi in un negozio Leroy Merlin in cui troverete un esperto pronto a rispondere alle vostre domande e a consigliarvi per il meglio. Io direi che abbiamo veramente concluso, vi saluto e alla prossima. Ciao!